È l'ora della nonna, eh? La povera signora ha i parassiti. Salve signora! Daffy Duck disinfestiamo meglio di una scarpa! Immagino che abbia bisogno del nostro super servizio di rimozione parassiti! Mi serve anche un fazzoletto! Ti prego, entra, accomodati! È da un po' di tempo ormai che questo mostro mi crea dei guai, ma stavolta ha passato il limite. Devo liberarmene prima che accada un incidente. Ho capito tutto, signora! Basta che lei mi guidi nella direzione di questo piccolo minaccioso individuo e me ne occuperò io in un semplice batter d'occhio! Beh, è veramente un mostriciattolo diabolico e con tutto il macchinario sparso qui intorno devo fare molta attenzione. Dunque, l'ultima volta che ho visto quel piccolo furfante è stato qui da qualche parte. Oh, no, no, no! È da questa parte! Quella creatura orribile è di qua! Presto! Svelto, svelto! È lassù! Liberami da questa orribile bestia prima che faccia del male ai miei animaletti! Non si preoccupi! Lo seguo io il caso! Proprio per questo sono preoccupata! Sta fermo dove sei, amico! Presto! D'accordo, questo le costerà un extra! Questo deve essere un sogno, ma se non lo è, sono ricco! Sono ricco! Che succede? Stanno già cercando di mettere il becco nelle mie ricchezze! Ehi! Ma che succede? Della gente qua sotto, sapete? Ehi, mi scusi? Che c'è, amico? Pronto? Potrebbe dirmi per... Scusi, signore, sarebbe così gentile? Vi è mai capitato uno di quei giorni in cui vi sentite invisibili? Mi scusi, amico, potrebbe aiutarmi con questo? Suspense mi sta uccidendo. Devo assolutamente sapere dove corrono così di corsa. Beh, ciao! Ma guarda che bel coniglietto che sei! Ti piacerebbe darmi una mano? Beh, io... Ma certo che ti va! Vieni con me! Senta, signora, la vorrei aiutare, ma... Beh, è chiaro che hai voglia di aiutarmi! Tu sei quel genere di coniglio! Cordiale, generoso, altruista! Non posso dissentire! Dunque, ho avuto la disavventura di chiamare un disinfestatore che si è rivelato essere nient'altro che uno sciocco pasticcione, un tal Daffy! Duck! Oh, tu lo conosci? Beh, comunque, accidentalmente ha rotto il regolatore del tempo scombussolando tutto. Durante l'esplosione è stato catapultato con la gemma del tempo da qualche parte in un'altra dimensione. Questa pietra è il nucleo del regolatore del tempo. Dobbiamo ritrovare quel papero e recuperare la gemma del tempo. Sì, ma... Non ho finito! Dobbiamo anche raccogliere i preziosi congegni del regolatore del tempo. Nell'incidente si sono sparpagliati ovunque attraverso i secoli. Più congegni noi raccogliamo e più il regolatore sarà stabile. Hai capito tutto? Esattamente che vuol dire noi? Oh, scusami, stavo dicendo noi. Che sciocca. Così va meglio. No, no, io non posso venire. Purtroppo devo rimanere qui a stabilizzare il regolatore del tempo meglio che posso. Ma non preoccuparti, il mio fido diavolo della Tasmania verrà con te. Io preferirei andare da solo. Oh, alla nonna mancherà tanto il suo piccolo Tozzi. Sì, tesoruccio. Ah, cielo. No, no, no! Non si deve mangiare il coniglio! Sì, non mangiare il coniglio! Mm-hmm.
figlio Bugs, è ora d'andare! Il vostro primo obiettivo è abbastanza facile. Raccogliete 10 congigli sparpagliati in questa zona. Sono essenziali per accedere all'era Azteca, la vostra prima destinazione. In questa fase del gioco sono a disposizione aiuti o indizi. Basta che localizziate e tocchiate il mio piccolo uccellino Titti e io arriverò di corsa per darvi una mano. Cercate e ascoltate attentamente. Oh, stavo per dimenticare un elemento essenziale. Ecco, prendete questo. Questo è uno specchio magico. Vi sarà molto utile durante la vostra avventura nel tempo. Il manico controlla una telecamera. È particolarmente utile se il vostro amico va troppo lontano o lo perdete di vista. Potete magicamente riportarlo indietro usando lo specchio. Controllate l'icona dello specchio per sapere chi l'ha con sé. È possibile cambiare il controllo della telecamera usando il comando di scambio. E per adesso è tutto. Addio! Quando questo succede, trovate una cassetta per la posta come questa e datele un calcio. Andate, provate! Ma dove avevo la testa? Ta-da! Forte, vero? Quando uno di voi non ha più energia, l'altro continua la ricerca da solo. Per recuperare il compagno perso, trovate una cassetta per la posta e rompetela! Quando sarete entrambi a corto d'energia, perderete un giro e dovrete ricominciare dalla cassetta della posta più vicina. Deve prima spingere queste grandi scatole, poi sollevare, lasciare e accatastare quelle piccole. Pronti? Su, al lavoro! Ecco un trucco. Usate la telecamera per guardarvi intorno. Questo a volte può aiutarvi negli spazi ristretti. Incredibile! Per andare sottoterra, trova la tana di un coniglio e tuffatici dentro. Quando una tana è ostruita, usa Taz come escavatrice. Purtroppo, siccome viaggiare sottoterra è roba da conigli, solamente Bugs può farlo. Naturalmente. Eccellente! Adesso potete muovervi in ogni direzione e anche spostare alcuni oggetti dal basso. Basta scivolargli sotto e saltare. Esci dalle tane nello stesso modo. Buona fortuna! Thank you.
incredibile! Un'altra cosa per Bugs. Bugs, devi usare le tue orecchie d'elicottero per atterrare dolcemente sulle superfici fragili e la tua abilità nel muoverti silenziosamente. Ti saranno entrambi molto utili. Ora, raggiungi quel palo e salici sopra. Poi, raccogli il congegno. Via! E oh, sì, attenzione al cane! Cane? Era ora! Stavo scherzando! Non basta solo saper nuotare per esplorare le zone sott'acqua, dovete anche sapervi tuffare! Va bene! Provateci ora! Saltate nell'acqua! Esclusivamente per Bugs, perché Taz è un po', beh, primitivo. Mica si può avere tutto, King Kong. Per scalare una corda, un palo o anche un albero, saltateci contro. Una volta aggrappati potete muovervi in alto, in basso oppure saltare per staccarvi. Durante l'avventura troverete degli oggetti a tempo, come ad esempio delle mazze o delle torce, e la maggior parte può essere usata solo da Bugs. Dovete sbrigarvi quando li usate perché terminato il tempo l'oggetto sparisce. Ma non preoccupatevi, non è perso, si sta resettando. E Taz, cerca di non mangiarli tesoro, ti fanno male al pancino. Un'altra cosa per Bugs. Ascolta, devi allenarti a fare il lanciatore. Raccogli degli oggetti piccoli e cerca di scagliarli sui bersagli o sui nemici. Questo può esserti utile anche per far scattare dei pulsanti o dei meccanismi inaccessibili. Non far mai toccare a Taz questi oggetti da tirare. Il suo primo istinto è quello di mangiarli e non è affatto un bene per il suo stomaco. Thank you.
Dovete saltare e aggrapparvi ai bordi. Ricordatevi che Bugs salta più in alto di Taz, capito? Quindi prima avvicinatevi al bordo e saltate verso la sua direzione. Molto, molto bene! Ora che avete trovato tutti i congegni, aggiustiamo l'era zotteca! Eccellente! Solo un altro paio di cose prima che abbia inizio l'avventura. Voglio mostrarvi una serie di oggetti e di concetti che appaiono durante il gioco. Sono tutto orecchie, nonna! La gemma del tempo è il fulcro della ricerca. Senza di essa il regolatore del tempo non può funzionare bene. Dovete assolutamente prendere la gemma e riportarla indietro. Ho individuato la sua presenza nell'era azteca. Dopo la gemma del tempo, i congegni del regolatore del tempo sono gli oggetti più importanti della vostra avventura. Servono per stabilizzare il regolatore del tempo. Per aggiustare la macchina, raccogliete i congegni e recuperate la gemma. Per accogliere un congegno, basta toccarlo. Magicamente comincerà a roteare e volerà a Greenwich. Queste scatole della Acme sono nascoste su ogni livello. Dopo averle rotte tutte, apparirà un congegno del regolatore. Molti personaggi delle varie ere sono stati spediti per sbaglio lontani dal loro tempo. Dovete trovarli tutti e rispedirli nei loro rispettivi mondi semplicemente toccandoli. Cercateli attentamente, a volte sono nascosti. Un Chuck rappresenta una prova. Quando non ci sono più prove a disposizione, il gioco è finito. Potete trovarli ovunque durante il gioco. Per raccoglierli, basta camminarci sopra per aggiungerli al contatore di Chuck. Le carote sono la vostra benzina, la vostra energia. Se il vostro indicatore d'energia cala, potete farlo salire con le carote. Quando il livello d'energia è al massimo, le carote sono collezionate. In alcuni casi, una certa quantità di carote serve per attivare degli oggetti o accedere a nuove zone. I gettoni del capo sono le chiavi per aprire i livelli del capo. Trovate tutti i gettoni del capo di un'era e avrete accesso al luogo dove si trova il capo di quell'era. Ecco una cosa molto importante. Il gioco può essere salvato in qualunque momento. Andate nel menu pausa e selezionate l'opzione salva. Il vostro progresso sarà salvato, ma non la vostra posizione esatta. Potete vedere il vostro progresso nel gioco usando l'inventario. Questo vi indica il numero di congegni o di gettoni del capo raccolti, quante scatole dell'acme avete distrutto e quanti personaggi perduti avete rispedito nei loro rispettivi mondi. Se vi serve altro aiuto, andate nel menu pausa e selezionate l'opzione guida. Potete anche consultare il manuale del gioco. Tutte le informazioni che vi servono sono lì. D'accordo, gente, per adesso è tutto. Avete fatto uno splendido lavoro. Sono molto fiera di voi. È il momento di iniziare questa emozionante avventura. Lasciate che vi mostri la strada. Ora la porta azteca è aperta! Buona fortuna! Non basta la fortuna con questo tizio alle costole! Infatti, credo che mi dovrò disinfestare!